Eccoci studio, buonasera cari amici che ci seguite da casa. Martedì 6 dicembre 2017, sono le 20:11, siamo in diretta. E stasera approfondiamo un tema calabrese, vogliamo sempre essere in tema di calabresismo, di calabresità, perché lo scorso sabato 2 di dicembre si è tenuta a Lamezia Terme un confronto, insomma ognuno gli dà il titolo che vuole, leggo qui il quotidiano del Sud, confronto fra docenti, intellettuali e politici, varato un osservatorio sul Sud. Abbiamo un graditissimo ospite in linea che abbiamo già avuto, è stato già nostro ospite, abbiamo parlato negli scorsi mesi della Laudato Si di Papa Francesco. Il nostro ospite è il professore Pietro Fantozzi dell'Università della Calabria, che saluto e che gli do un grande abbraccio. Buonasera caro professore. Ecco. Buonasera, ciao Bruno. Grazie dell'invito, professore. Il professore, mi sbaglio, professore, da pochissimo che è andato sono in pensione dal 1 novembre, però le armi, diciamo, della militanza non si abbandonano. La militanza laica, non militanza politica, quella non ci interessa. L'aspetto, diciamo, la militanza sociale, civile. Sì, è professore, diciamo, di sociologia dei fenomeni politici, giusto? Dico bene? Sì. E possiamo pure dire che è stato, come dire, ha allevato tanti ricercatori, tanti bravissimi allievi che sono nati alla scuola di Pietro Fantozzi all'Università della Calabria. Posso dirlo questo? Sono più bravi di me, non è che sono allevati. Siamo cresciuti insieme, loro più velocemente, loro crescevano, io diminuivo. Troppo buono, troppo modesto, professore. Allora, il professore Fantozzi era presente a questo forum, a questo incontro fra docenti, intellettuali e politici, che è stata salutata dai mass media, anche da osservatori, eccetera, come una, come devo dire, come una bella novità, una bella iniziativa, molto, molto profonda. Devo dire che io mi dispiace esserci stato solo per metà sessione, per la sessione pomeridiana, non sono stato alla mattina, voglio fare solo qualche nome, la relazione introduttiva del professore Piero Bevilacqua, che è uno storico, se non vado errato, dell'Università di Roma, dico bene? Sì. Poi l'ex sindaco di Lamezia Terme Gianni Speranza, il professore Tonino Perna di Reggio Calabria, il professore Vito Teti dell'Università di Cosenza, poi Domenico Cersosimo, pure esso dell'Università di Cosenza, solo per citarne alcuni. Poi se vuole il professore potrà aggiungere qualche altro nome dei partecipanti. Diciamo che c'era per esempio per la politica, c'era Antonio Viscomi, vicepresidente della Giunta regionale, però diciamo che si era a casa di Giacomo, si fa per dire casa, di Giacomo Panizza, un prete di grande valore, di grande coraggio, che diciamo gestisce una struttura confiscata alla mafia, all'Andrangheta, e che ha una bella struttura in cui può ospitare appunto. E quindi così io cederei subito la parola al professore se vuole darci lui una panoramica, diciamo, sull'iniziativa, come è partita, eccetera. Ma è partita, credo che, insomma, la situazione della Calabria tutti la conosciamo, è una situazione piuttosto grave che sta diventando sempre più grave e che probabilmente nemmeno gli sforzi del governo regionale riescono a raddrizzarla, ci vorrebbe molto molto di più evidentemente. E quindi soprattutto ci vuole, credo, la presenza anche, diciamo, un ethos diffuso dei cittadini calabresi di cambiamento, di riaffermazione. E poi il punto nodale per cui è che le politiche nazionali sono sempre meno meridionaliste, le politiche sono sempre meno a favore delle regioni più marginali e in sofferenza, e quindi tendono in qualche modo a far crescere le disuguaglianze, come è quello il punto nodale che poi credo che verso a cui tutti guardiamo, come superare
queste grandi disuguaglianze è come assicurare ai cittadini calabresi uguali diritti di cittadini di altre regioni, perché in questo momento non è così. Cioè, siamo in uno Stato la cui cittadinanza è fatta a macchie. C'è una cittadinanza vera e c'è una cittadinanza apparente. Noi siamo nella cittadinanza apparente. Mi è piaciuta un'affermazione, professore, quando ci diamo del tu, ci siamo sempre detti del non tu. Non mi chiamare più professore, chiamami Piero, che Piero, è il nome, perché se no ci mettiamo a ridere. Solitamente la politica, anche devo dire gli osservatori, gli opinionisti eccetera, mettono subito l'accento su le strutture, le infrastrutture, le strade, i ponti, bla 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 bla, come se il problema è quello di avere strade, ponti, ospedali, per carità. E secondo me quello è l'ordinario. Mi ha colpito un'affermazione tua quando poco fa hai detto un ethos civico di cambiamento. Cioè tu dici c'è un problema di cittadinanza e di ethos civico. La vera, probabilmente la vera straordinarietà sarebbe questa, o mi sbaglio? Ma lì il problema credo che sia questo. Uno dei motivi di fondo è far sì che la Calabria in qualche modo rifletta su se stessa e determini anch'essa dal basso politiche, azioni, o ripristini elementi di azione collettiva. Cioè, è chiaro che un gruppo di intellettuali non fa il cambiamento, però un gruppo di intellettuali può sollevare dubbi, problematicità, può rigettare alcune particolari situazioni di, diciamo, oscure che si stanno delineando e quindi provare a dipanarle. C'è tutto il fatto che siano stati tagliati i fondi europei che erano a noi destinati sono stati tagliati, si sono acquisiti il 40% dei fondi, ma è venuto fuori nella relazione di Cersosimo, è venuto fuori nella relazione di Bevilacqua, come mano a mano fondi europei dedicati alle regioni come la Calabria sono stati in qualche modo poi dirottati altrove. Questo è l'altro dato, cioè ci mostra che non solo non veniamo riconosciuti dei nostri diritti, ma che c'è una politica nazionale che sta tentando in qualche modo di marginalizzare sempre più questa terra. Questo è il punto, per certi versi è molto importante, ma è un problema di politiche pubbliche. E quindi è un problema che può essere mutato solo con un'azione collettiva in questa fase. Noi andiamo anche, tra poco si va anche alle elezioni, quindi si profila, paradossalmente, si profilano dei problemi anche più gravi nel quadro delle prospettive elettorali, almeno così, almeno dal mio punto di vista. Ci saranno problemi anche più gravi, perché il profilo elettorale di per sé è molto importante, ma nello stato confusionale in cui ci troviamo, dove la gente non è informata, dove le situazioni non sono ancora chiare, dove molte persone ci sono continui raggiri, immagini e rappresentazioni sbagliate, ecco, si finirà col dare e attribuire voti a persone che invece depauperano la nostra terra, no, la depauperano esterni e anche interni, perché il problema della Calabria è innanzitutto quello di un'elite che è non solo politica, di un'elite che è un'elite di appropriazione, non è un'elite in qualche modo di produzione, ma è di appropriazione. Quindi è la situazione grave, cioè una situazione della borghesia, dell'alta borghesia calabrese, che è stata una borghesia di, in qualche modo, predatoria finora. Certo. Che non ha dato, ha preso. Certo. Ha preso da questa terra, non ha dato ai cittadini, non ha dato alla Calabria. Diciamo che c'è stato un passaggio nel ventennio, trentennio passato, da una borghesia agraria precedente a una borghesia di faccendieri, di maneggioni collegati. È proprio predatori, si è appropriato maneggioni, faccendieri, quello. Ma è la borghesia purtroppo che governa, che spesso ha, certo, ha i suoi grandi rappresentanti elettorali, con tante preferenze, molto spesso, una borghesia. Poi sappiamo bene, noi ci siamo trovati anche rispetto a borghesi che poi sono finiti eletti in diversi
questi partiti che poi erano, sono stati accusati dalla magistratura di mafia e altre cose, sì. Insomma, è inevitabile che qui accada, cioè, e quando ci si muove in una terra come la Calabria a livello di borghesia è difficile che non vi siano anche degli intrighi tipo clientelare e mafioso. Quindi come minimo, diciamo, la prima reazione dei cittadini, delle persone, della gente è quella di non andare a votare, di rassegnarsi ancora di più, di disinteressarsi e quindi di creare, insomma, un circolo vizioso. Ma sì, è proprio così, è quello che è accaduto con il voto siciliano, accadrà anche qui, in Sicilia il calo dei votanti è stato enorme. Perché quella che noi pensavamo dovesse essere la sinistra in verità non si è rivelata tale, no, quindi è sventato, non si è rivelata tale. E che poi dentro questo quadro esiste un modo di essere e di fare rappresentanza politica che inevitabilmente sconfina in una situazione in cui non si fa chiarezza, si fanno autocelebrazioni e contemporaneamente non si produce nessuna con efficacia nessuna politica. Quindi, insomma, un gruppo di intellettuali, di professori, ma non solo, c'era qualche giornalista, c'erano operatori, per esempio, persone. Molti non sono professori, c'erano molti professori, nel quadro molti docenti, perché ovviamente è stata presa a livello accademico l'iniziativa, ma è andata a molti operatori culturali, persone che in qualche modo si sono impegnate. Nel sociale, ho visto che si parlava di agricoltura biologica, si parlava di temi di iniziative anche sul territorio, di operatività, che so, sociale, di immigrazione, cioè persone che sono impegnate sul campo e che ciascuno portava la sua esperienza e una visione. Non so, per esempio, il paesologo Franco Arminio mi viene in mente. Sì, che ha fatto un bel intervento sulla specificità, dare valore ai piccoli paesi, alle nostre specificità. Addirittura Arminio dice: noi abbiamo una nostra ricchezza che sono le nostre peculiarità, i nostri paesi, i nostri angoli di terra. Infatti sono venuti fuori degli interventi anche molto belli, interessanti. Non dobbiamo stare al rimorchio di un nord, l'idea di stare sempre al rimorchio di un nord che ci colonizza, che ci maltratta, eccetera, non è vero, noi abbiamo le nostre ricchezze, dobbiamo far venire fuori la nostra ricchezza, i nostri patrimoni. Beh, a dire il vero, l'esempio di Matera in questo senso è eclatante, direi. Beh, certo, ma non solo Matera, ci abbiamo tantissimi paesi anche in Calabria, bellissimi. Beh, ma no, dicevo, bellissimi, il fatto che Matera... Che non hanno nessuno ancora non si è riuscito in qualche modo a valorizzare, in Calabria, in Basilicata, ma in tutto il sud, nella Puglia. Cioè, in libro bisogna stare attenti, perché era venuto fuori anche il discorso nell'ambito... Lì c'è anche, si sta in qualche modo sempre più allargando una visione che è la visione di un sud che vuole andare da solo, no, non è questo, noi siamo convinti che il sud è dentro un paese più grande che l'Italia e oggi siamo tutti dentro una situazione ancora più grande che l'Europa, è dentro questo contesto che noi operiamo ormai. Ma io ci sarei arrivato perché nella sessione pomeridiana si è tanto parlato, è venuto fuori in parecchi interventi il nome di Pino Aprile, quest'idea di una rivalsa, di una, come devo dire, di un sud che deve riscattare chissà cosa in modo un po' radicale, direi. No, beh, è un meccanismo, una logica cosiddetta indipendentista, chiamata neoborbonica, come vengono in qualche modo. Che è fuori modo della oggi. Storia, direi. Sì, sì, che è un po' dentro questo quadro, come se, insomma, chiunque ha studiato un po' a fondo queste cose conosce bene come quel tipo di la borghesia. Noi oggi abbiamo una borghesia fortemente limitante e predatoria, esattamente come ce l'avevano i Borboni, no? Esattamente una borghesia e anche una nobiltà di quel tipo. Quindi il problema è proprio liberarci e crescere e andare oltre, no? Il problema è un altro, è costruire delle opportunità partendo dai più poveri, partendo dai bisogni più gravi, partendo dalle situazioni. La Calabria è la regione dove c'è livello di povertà
più alto sia in termini di povertà assoluta, più alto d'Italia, più di povertà sia in termini di povertà relativa. Quindi noi è da lì che dobbiamo partire, è dalla disuguaglianza fortissima che cresce, ma non dalle chiacchiere e da discorsi che ci allontanano dalle grandi differenze di disuguaglianza sociale. Ci allontanano con discorsi in cui noi facciamo il sud, imbroglioni e non imbroglioni, il sud. No, il sud è pieno di imbroglioni, noi ci vogliamo separare dagli imbroglioni. Beh, così come lo è il nord, noi commentavamo qualche giorno fa. Così come lo è il nord, cioè, ma lì ci sono degli interessi, nel nord esistono dei precisi interessi. Noi siamo qui più dipendenti perché abbiamo un mercato più debole, più annacquato. Lì hanno precisi interessi che sono contrapposti ai nostri, certo, per certi versi, ma ci sono molte, anche lì cresce la disuguaglianza, anche lì cresce l'insoddisfazione, soltanto che è tutto frammentato, bisogna ripartire con l'azione collettiva, questo è. Professore, c'è una cosa che mi piace chiederti, Pietro, spesso in passato la politica andava d'accordo ed era molto, come devo dire, collegata alla cultura, cioè le persone che facevano politica, diciamo che avevano un bagaglio culturale, anche non è un fatto di avere un titolo scolastico, ma è il fatto di avere delle conoscenze, anche della sapienza. Invece oggigiorno c'è una politica molto arida, c'è una politica che appunto che guarda all'aspetto affaristico, all'aspetto strettamente monetaristico della mi sbaglio? E questo pure è uno stimolo, no, che cioè, viene. Da una parte c'è una politica che sembra più tecnicizzata, più moderna, no? In verità non è così, l'aspetto tecnico nasconde molte volte il modo come oggi si arriva all'azione predatoria, che non è più eclatante, è un'azione sotterranea, insomma, dentro il quadro le governance, i meccanismi che si creano tra istituzioni e privati, non so se la sanità è un esempio, credo, in Calabria chiarissimo, no? Come vi siano tanti interessi, se pensa non so, alla sanità mentale, no? Dove tutti i gruppi esistono, da noi esistono solo ricoveri, non c'è nessuna azione di riabilitazione vera, profonda, non c'è un'attività di questo tipo, i CSM sono isolati, l'azione pubblica è quasi impedita per certi versi e ci sta un nucleo enorme di pletori che prendono soldi dall'azione dello Stato in combutta evidentemente con pezzi dello Stato, insomma, questo è evidente. Cioè, lì quando si dovrebbe pensare a un'azione riabilitativa, e se uno va e parla con qualcuno dei CSM, no, dei centri di servizio di salute mentale, no? Ci si rende conto anche loro stessi, isolati, marginali, cioè spesso in un avamposto che non è governabile, con dei tantissimi che crescono le malattie mentali in maniera abnorme, si diffondono tra giovani ed anziani. Quello è il quadro, è piuttosto grave. Nell'ultimo anno c'è stato un aumento del 1000%, quindi un dato enorme nello spazio degli ultimi 10 anni. Vogliamo pure dire che la Calabria non so quanto è l'altra faccia della medaglia, per esempio nella classifica delle regioni in cui si legge è fanalino di coda, in cui non si legge, non si leggono libri, non si leggono giornali, non si leggono riviste, e quindi diciamo c'è un livello bassissimo di interesse per la cultura, per la lettura, per la conoscenza. Può essere in qualche modo questo anche un altro indicatore è l'indicatore della disuguaglianza, perché noi abbiamo tutto accentrato in alcuni ambiti, lo sviluppo culturale, almeno quello, le misure dello sviluppo di alcuni elementi come la lettura di libri, è molto concentrato in alcuni contesti culturali, è per niente sviluppato in altri. Certo. Per cui questo è il quadro. Cioè, da noi ci sono piccole macchie fortemente acculturate e non c'è la dimensione collettiva. Bene, ed è anche una
per cui per esempio per certi versi una delle grandi missioni che avevamo e che non siamo riusciti a far decollare veramente, ma soltanto parzialmente, per esempio con le realtà universitarie, è la dimensione di far crescere, insomma, noi ultimamente in Calabria, ma non solo in Calabria, in tutto il Mezzogiorno, c'è un calo degli iscritti alle università, quando noi non siamo mai diventati nemmeno un'università di massa, mentre le altre università sono diventate università, gli altri paesi europei sono paesi con l'università è diventata di tipo universalistico, noi non siamo manco di massa, siamo sotto, siamo ancora per certi versi in molti contesti università d'élite. Professore Piero, allora torniamo, così poi ci salutiamo, torniamo all'osservatorio. Allora è stato varato questo osservatorio, ci sono ancora, diciamo che è in nuce, come devo dire, sta nascendo, si sta pensando di fare insomma un comitato, cioè di portarlo a conoscenza. C'era un articolo sul Quotidiano del Sud, ho visto qualcosa online sui siti internet eccetera, e adesso diciamo questo osservatorio farà delle proposte, non so, promuoverà degli incontri, qual è la tua idea? Io devo dire che, cioè, mentre sono particolarmente d'accordo sulla proposta, perché mi sembra importante, perché può essere un luogo dove si chiariscono molti imbrogli, molte rappresentazioni sbagliate che si vanno formando di qua e di là, e quindi può essere un luogo importante in cui si denunciano, si possono denunciare delle situazioni anche gravi che spesso non vengono alla luce o vengono tenute nascoste, quindi è utilissimo un osservatorio. Ora, il passo è come lo si struttura, dove io sarei perché sia dentro un luogo che abbia una dimensione pubblica e politica, come una università, si scelga una delle tre università e lo si faccia lì dentro una realtà precisa, in cui poi tutti, non lo darei a nessuna fondazione privata, a nessun gruppo privato, a nessun, cioè, farei dentro un contesto dove c'è una dinamica politica, diciamo, e farei riferimento poi invece con una rete capillare sul territorio che riguardi tutta la comunicazione, una radio come la vostra, tutte altre televisioni, altre situazioni, cioè un dato che in qualche modo poi stabilisca a partire da una situazione universitaria una grande rete, no? Però in cui praticamente facciamo una rete che sarà evidentemente soprattutto telematica, ma a qualcuno deve essere data la responsabilità di tenerla in piedi. Certo, certo. E secondo me la responsabilità di tenerla in piedi, io spero che venga, che si arrivi alla determinazione di tenerla in una delle università, non la darei a fondazioni. Certo, diciamo, sintetizzarlo in questo modo, tante antenne piazzate sul territorio che abbiano poi un centro di smistamento dei dati, eccetera, che elabori dei dati. Voglio fare una cosa, prima quando ho citato le persone presenti, non ho citato per esempio che era presente un urbanista, mi pare che si chiami Ziparo, se non vado errato. Alberto Ziparo, una persona che conosco molto bene. E che per esempio faceva un'analisi della demografia, dei vani. Un'analisi della situazione delle abitazioni. Lui diceva che ci sono in Calabria una infinità, centinaia di migliaia di appartamenti liberi. Vuoti, e ci sono migliaia e migliaia di persone senza casa. Ecco, questo è i paradossi. E poi il fatto che c'è, lui chiamava la corona costiera molto abitata e l'interno ormai abbandonato e senza una prospettiva produttiva e sociale. Sì, ma infatti è questo, ma lì una delle cose belle che sono state poi ora annacquate, era le ultime cose, sono il tentativo di mettere in piedi delle esperienze di accoglienza di migranti che rivalutino proprio ciò che noi abbiamo abbandonato. L'esempio di Riace è eclatante. L'esempio di Riace, ma non solo Riace, ci sono anche paesi albanesi che hanno fatto la stessa cosa. Cioè il tentativo, Riace chiaramente è il nostro simbolo. Ora si è cercato in qualche modo di annacquarlo, coprirlo, però è in verità il simbolo di un possibile esperimento di innestarlo dentro il contesto produttivo della nostra terra. Se lei
cioè se tu provi a vedere chi lavora in agricoltura in questo momento, chi ha fatto crescere la piccola, la maggioranza sono persone migranti. I migranti, certo. E purtroppo non si è ancora riuscito a creare una struttura produttiva agricola che sia, dove con un investimento significativo riusciamo a farla a integrare e farla funzionare, perché quello è uno dei grandi cammini, facendo anche la scelta, come si diceva, già avanzata, biologica, dentro un quadro, quindi restituiamo proprio lavorando sulla qualità e non sulla massificazione, cioè riprendendoci degli elementi che fanno parte della nostra cultura, della nostra tradizione, per avere una chiave moderna, okay, che allarghi, che crei lavoro, che rivitalizzi il bello che abbiamo, che ma proprio venga restaurato tutto ciò che ha abbandonato. Bello, 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 bello. Grazie. Professore, io non so come ringraziarti. Auguri di buon lavoro all'Osservatorio sul Sud. E io penso che proprio manca questo, non so come definirlo, questo collegamento, questo pensatoio, questo luogo di elaborazione per un dibattito nuovo sulla Calabria, sul nostro futuro. Bene, bene, va bene. Ci salutiamo, ti ringraziamo tanto. Ciao Bruno, alla prossima appuntamento. Grazie, un abbraccio. Figurati, ciao. Grazie. Allora, cari amici, abbiamo parlato di questo forum che si è tenuto lo scorso 2 dicembre a Lamezia Terme, un luogo di incontro, di dibattito tra intellettuali, pensatori, urbanisti, addetti alle nuove tecniche dell'agricoltura, persone che si interessano della demografia. Devo dire, io sono stato a quella riunione e ho fatto caso che c'erano pochi giovani, c'erano più, come si dice, capelli grigi, direi, per lo più era, non so, io dico l'intelligenza universitaria. E mi piace concludere questo nostro incontro di questa sera con un detto Masai. I Masai erano, non so, una civiltà antica, adesso mi sfugge la regione, che dice così questo detto Masai: i giovani corrono, vanno veloce, ma gli anziani conoscono la strada. Quindi diciamo che serve sia i giovani sia gli anziani. Grazie amici, alla prossima.